Nella sessione che è appena conclusa abbiamo cercato di affrontare i dati della ricerca e sotto questo profilo abbiamo voluto trattare ambiti diversi che sono però accomunati dal valore dei dati e dalle possibilità che i dati ci danno di conoscere passato, presente e anche futuro. E quindi abbiamo privilegiato l'aspetto archivistico e l'aspetto della sanità proprio per far emergere il valore che i dati possono nascondere laddove ben gestiti. Da questo punto di vista naturalmente non mancano anche alcune problematiche, alcuni aspetti giuridici da tenere in considerazione. In particolar modo è emersa particolarmente la necessità della data protection, quindi la protezione dei dati personali e tutti i diritti che naturalmente sono conferiti alla persona, che deve essere però bilanciato anche con un diritto alla conoscenza della collettività e quindi anche un diritto alla ricerca ovviamente. È emerso anche il problema dell'ownership, della proprietà del dato e quindi i profili legati alla proprietà intellettuale. Quindi sicuramente è uno degli aspetti, questo dei dati della ricerca, in cui è necessario comunque riuscire a bilanciare diritti diversi e altresì creare anche connessioni fra ambiti disciplinari diversi per creare appunto valore.